entrare in academy strutturate di gaming house così importanti, ma poi andrebbe a creare più in generale un ecosistema più variopinto. La possibilità di andare a scambiare giocatori tra la formazione principale e la formazione academy, la sarebbe possibilità comodo di andare di mettere Sneaky a perdere in academy perché è troppo concentrato a fare cosplay invece che a giocare, la possibilità di gender mettere bender, per la precisione. L'unico bender che accetto è quello di Futurama, poi per il resto vedi un po' te. Parlando dei Fnatic, doveva giocare Reckless e gioca comunque Buipo. Questo mi lascia un attimo confuso, voglio dire... La performance su Mordekaiser, bro. Non ti vergogni un po' per lui? Al di là delle battute, mi chiedo veramente cosa Buipo andrà a mettere in partita. Ma signori e comunque... signori, entriamo in selezione campioni. Il Rift Rivals inizia così. Vi ricordiamo, siamo nella patch 8.13 con gli hotfix degli AD Carry. Sincero, se vedo Buipo giocare tipo Caitlyn, rido. Sì, quello potrebbe essere il colmo definitivo. E Fnatic vanno a bannare Rakan e Braum, mentre dall'altro lato Swain e Talon. Talon, campione un po' fuori scala allo stato attuale della patch. Contro i maghi in corsia centrale, sì, assolutamente. Talon ha un problema, è un assassino con un wave clear troppo sicuro. Hanno bannato Aatrox. Hanno bannato il nuovo Aatrox, quindi ma non è sarà debole, questa la partita. È proprio debolissimo, fa proprio schifo. Hotfixato è davvero una minaccia con la quale fare i conti. Viene bannata Kindred da parte degli Ecofox e viene selezionata Thalia. Bro, ma anche con gli hotfix non è diventato meno macchinoso, però è debolissimo. Assolutamente. Morgana e Alistar selezionati, wow, per gli Ecofox. Ok, proprio all out. Annunciano subito che Morgana non è il support. D'accordo, questo è curioso. Rompere così la possibilità di mettere un flex pick dalla tua? Curiosa. Vabbè, come cosa. Vedremo, vedremo. Ora è il turno dei Fnatic per andare a selezionare i propri campioni. Ricordiamo, i campioni da critico sono stati buffati, quindi oh, Heimerdinger per Buipo. Aspetta, non è confermato, potrebbe essere per Soaz. Heimerdinger per Buipo. Sì, probabilissimo. Hai bisogno contro una corsia Morgana Alistar di applicare pressione. E Fiddlestick potrebbe essere interessante per Illisang. Oh, ma sono fragilissimi così contro Alistar Morgana. Soraka? Soraka? E Caps ha la punizione. Oh oh. Occhio perché Caps ha la punizione. Caps ha la punizione. Però su cosa fai funneling? Aspettiamoci di tutto. Davvero? Viene locata Kai'Sa e Dardok allo sfinimento. Dun 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 dun. Funneling sulla Kai'Sa di Uni? In davvero? Prima partita? E viene loccata Kai'Sa. Sembra di sì. Andiamo a vedere che quali saranno i ban della seconda fase. Fnatic devono bannare Taric a questo punto. È abbastanza necessario rimuoverlo dalla lineup degli Ecofox, considerata quella che è stata la prima fase di pick. Decisamente. Mentre perché gli Ecofox devono... Davvero, allora, funneling per i Rift Rivals. Allora, si apre probabilmente con addirittura un doppio funneling. Heimerdinger Soraka vuol dire che in corsia inferiore tu avrai priorità e sicurezza dai possibili gank avversari. Nocturne rimosso, sappiamo che oltre ad essere uno dei più prestanti, se non il più prestante jungler al momento, è uno di quelli che crea problemi alle composizioni da funneling. Puoi permadivare, puoi andare a dare problemi al jungler nemico, o meglio al personaggio canalizzato nella composizione nemica. Fnatic rimuovono Shen, anche quello fondamentale da togliere di fianco a Kai'Sa. Ma dov'è il ban di Taric? Perché se non c'è il ban di Taric, ricordiamo. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Secondo te, se mai Fnatic dovessero fare funneling su Buipo, cosa gli mettono in mano per... No, 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 sto pensando, l'universo è pronto ad una cosa del genere. Dipende con quale campione, secondo me. Ok, bannato Yasuo? Addirittura? D'accordo. È così Yasuo, pericoloso per quella comp? Più che altro vuol dire che i Fox vogliono mettere Braum dalla loro. Braum, perdonami, Ornn. Dopo il ban di Braum da parte dei Fnatic, adesso bannando Yasuo stai minacciando un Ornn senza risposta in teamfight. Questo mette i Fnatic in una posizione difficile perché devono o bannare Ornn o bannare Taric. E lasciano l'altro disponibile. Sincero, tra i due. Allora, attualmente Tahmkench. Addirittura, quindi fanno lo scambio di power pick. Possono selezionarne uno i Fnatic e uno gli Ecofox, perché non possono essere selezionati contemporaneamente. Gli Ecofox ora devono scegliere: vogliamo Ornn? Syndra? Cosa sta succedendo in questa partita? Non lo so, ma sono intrigato da questa cosa.
niente tank, nessun focus su Taric. Non c'è nemmeno più bisogno di Taric per fare il funneling. Syndra. Però quindi Syndra. Alistar sarà nelle mani di Dardok. Syndra. Con Kai'Sa in corsia centrale. Syndra, allora, la capisco come counter diretto ad Heimerdinger. È storicamente il counter di Heimerdinger. Perché, ricordiamo, la puoi andare a grabbare le torrette con Syndra. La forza di volontà di Syndra può prendere e spostare le torrette. Okay. Ma questo la rendeva un counter diretto quando Heimerdinger nei primi livelli era forte di una sola torretta alla volta. Adesso con tre torrette perde un po' di significato il tutto. Viene selezionato Trundle per Broxah. Quella è Thalia mid. La composizione dei Fnatic è strana, è tanto tanto strana. Non che quella degli Echo Fox sia da meno. Assolutamente, ma su chi dovrebbe... Cioè, fare funneling su Thalia? No. Appunto. Perché quel doppio smite, allora? Funneling su Soraka. Funneling su Heimerdinger? No. Sarà funneling su Thalia, probabilmente. No, ma non è una composizione da funneling. Caps deve cambiare quella punizione. Sarà una semplice Thalia mid, perché... Soaz e Buipo non stanno scambiando i loro campioni. Abbiamo ancora 15 secondi. Ok. Ornn, Soraka... Potrebbe essere una delle lane più assurde, se non la più assurda mai vista in assoluto. Beh, hai un tank da ingaggio, un support che ti cura. No, è orribile, no, contro Morgana. Sì, no, lo so, assolutamente. Più che altro perché Ornn è un ceppo immobile oltre alla sua E. E a quanto pare sarà così effettivamente. Soaz, Heimerdinger. Ok. Ed è contro Renekton. Per schivare... No. No, Renekton è bot con Syndra e Morgana è top. Inizia in maniera articolata questo Rift Rivals. Inizia in maniera confusa. I giocatori non sanno più che cosa fare e hanno letteralmente draftato col tombolone. Sono andati lì, hanno preso il tombolone che era avanzato a Martino Larsoni dopo la tombolata di Natale. E hanno detto: sacchetto, tiriamo fuori i campioni. Fai girare la ruota del tombolone e facciamo uscire i campioni. Ma signore e signori, su questo cosplay di Ash entriamo sulla landa degli evocatori per la prima vera partita di oggi. Europa contro Nord America, Rift Rivals, la resa dei conti. Fnatic contro Echo Fox. Riuscirà l'unità B1-P0 ad aver ragione del Nord America? Lo scopriremo a brevissimo. Distruggere, distruggere, distruggere. Eccoli qua che entrano proprio nella landa degli evocatori e guardiamo quell'Alistar con mid Altec, quindi funneling da parte degli Echo Fox, questo è chiaro ma sicuro. Caps alla fine ha sostituito Ustione. Sì, va per Ustione e va per l'Electroshock, quindi una Thalia non aggressiva di più. Da monte seleziona Syndra in corsia inferiore. I Fnatic penso che Heimerdinger messo nelle mani di Soaz. Wipo a top, era un bait la posizione. Quindi stanno facendo effettivamente giocare Buipo top? Sì. E Soaz gioca in corsia inferiore con Heimerdinger. Magari Buipo si I trova Fnatic, male. I Fnatic, pur di non giocare con Martino Larsoni, hanno messo anche Soaz come carry da corsia inferiore. Wow. Che mondo. Un giorno ci sarà il contatore, ci sarà proprio il sito con il contatore da quanti giorni non gioca Martino Larsoni. E poi ce ne sarà uno a parte. Quante persone i Fnatic hanno messo come carry bot pur di non far giocare Martino Larsoni? E saranno uno accanto all'altro. E sarà una bella sfida su quale dei due sarà più alto fra 2 anni e mezzo. Abbiamo deciso che in corsia inferiore il carry di oggi sarà uno dal pubblico. Alzate la mano! Alzate la mano! No, voi che siete si siede Dylan Falco. Anche. Dardok con la punizione su Alistar in... funneling con il libro di incantesimi. Perché la... Perché cosa sta succedendo all'universo? Davvero. Qua Caps va un pochino ad aggredire Altec che Dardok. Addirittura Caps, sì. Ricordati che ci sono 11 secondi cooldown su quella Q adesso. Illisang va aggressivo contro Adrian. Banana dopo banana. Inizia a dare tantissimi problemi a lui e a Damonte. E addì quella Soraka? No. No, ha un vantaggio del mago ladro, però fa male comunque dalla distanza. Mazza quelle banane. È il potere della banana, nessuno si aspetta la banana, ricordatelo sempre. Brox. Arriva in corsia centrale, Brox va ad arrestare, Altec vorrebbe ingaggiare, troppo di
troppo difficile. Dardock lancia per aria Broxah, ancora un autoattacco? No, due autoattacchi, perché prima devi mettere le stack e poi farle detonare. Viene stordita Morgana, viene immobilizzata dall'equinozio. E che bella combo quella di Heimerdinger e Soraka. È così facile andarla a concatenare bene, correttamente. Altre che Dardock ora nel fiume a prendersi largo granchio. Dardock, niente no cap per ridurre la vita del largo granchio. No, ridurre la vita, l'armatura e la resistenza magica del largo granchio. Ma non serve, allora non serve. Viene conquistato da Altec, Uni aggressivo in corsia superiore con Renekton nei confronti di Buipo, ma arriva Broxah. È livello 2 però Buipo, Uni a livello 3, ha usato i suoi cooldown, ok, ma guarda qua, costretto allo stun, dovrebbe riuscire ad avere ancora... Non ha ancora il dash! No, è morto molto in fretta, tra l'altro. È normale, press di attack su Trundle. Qualsiasi campione è fragile quando Trundle è il press di attack e sei un bruiser o un tank in top lane. Vanno a ingaggiare mid, tanti potrebbe danni su morire, caps. C'è il red buff da parte di Altec, decidono di disingaggiare. C'aveva il seismic shove e tutte le sue spell. Schivato lo spostamento sismico. Uni si è teletrasportato in corsia superiore. Problemi per Buipo, ma problemi momentanei. Siamo al terzo minuto e mezzo di partita. Un'intera ondata dei servitori è stata accompagnata sotto torre. Uni, in segno di cortesia nei confronti dell'avversario, si tanca un colpo di torre che non fa mai male. In realtà, in questo caso, fa male. Uni e Trundle, infatti, Trundle, di nuovo là. Uni deve stare molto attento. E a questo giro ha anche lo slice and dice. Niente. Il knockup va a segno da parte di Buipo. Slice and dice c'è. Broxah che ora viene accelerato da quello che è la sua zona ghiacciata. Dominio di ghiaccio. Esatto, il dominio di ghiaccio. Flash difensivo da parte di Uni, lo porta in salvo. E alla fine teletrasporto sprecato da parte sua. Sì, è tremenda come situazione. Rivediamo quello che è stato il replay del primo sangue. Uni aveva tutto in cooldown. Broxah va aggressivo, va a tirare una mozzicata. E la carne di coccodrillo sembra essere particolarmente prelibata per il re dei troll, che in questo caso è lui a raccogliere il primo sangue. Ha una gemma della rigenerazione, una perla della rigenerazione. Tiamat. È lo start standard quando vuoi giocare un Trundle da jungle aggressivo. Trundle, grazie alla sua passiva, può permettersi di junglare senza la pozione ricaricabile. Infatti ha già una Tiamat al quarto minuto, è enorme. È fondamentale per Trundle, perché gli permette di pulire i campi singoli della giungla, quelli con più minion come i Lamabecchi, per fare un esempio, sì. O i Krug, così in fretta. Dardock aggressivo su Caps, deve stare attento. Niente stun, semplice combo per aggredire l'avversario. Caps si mangia anche un cercatore del vuoto che ancora non ha abbastanza AP a sostenerlo per far danno. E parlando di funneling, siamo comunque a 49 minion per i Fnatic contro 58 per gli Echo Fox. Il funneling sta funzionando. Ricordiamo la corretta lettura del funneling. Quando guardate il farm del campione sul quale si sta facendo funneling, dovete sommare lui e chi lo sta assistendo con mid laner e jungler nemico. Dardock manca ancora una volta Caps, lo spostamento sismico attraverso il suo campo minato. Un po' fuori fase la sua Thalia. Considera anche che è la Thalia hotfixata, quindi non è neanche tra le più semplici da giocare correttamente. Lo so, ma... Comunque, non è tanto il hotfix o meno, è che vedergli mancare quelle abilità non va bene. Perdere danni, ok, vuol dire che magari non uccidi qualcuno, ma se manchi completamente le abilità, sei tu ad essere fuori fase. Ah no, assolutamente. Vogliono divare Renekton? Se lo possono permettere, questa è la forza di Trundle. Trundle, nel momento in cui prende un minimo vantaggio e anche il top laner, cosa succede? È facilissimo divare qualcuno, anche qualcuno che comunque è abbastanza corpulento come Renekton. Ora, Renekton è a livello 4. Corpulento? No, è 5. 5, ok. Corpulento è a 5. Quanto vuoi, ma se hai l'attacco sostenuto e quindi la precisione principale con la dominazione secondaria, sei un Renekton fragilissimo. Sì. Rinunciare alla corazza d'ossa e alla crisalide in un top lane matchup significa avere tanto. O anche il second wind, considerato quello che è il pattern di Ornn. Dardock in corsia superiore non sembra riuscire ad impedire a Broxah di conquistare la propria giungla, però potrebbe dargli fastidio. Infatti vediamo che lo richiamo chiudono. Richiamo base qua, non andrà a segno subito. C'è il no cap, ottimo però il pilastro da parte di Trundle. L'autoattacco potenziato c'è. Dardock trova lo stun su Broxah, ma non arriveranno mai in range. No, addirittura no. Il water walking Broxah, quindi è ancora più veloce. Però occhio. E attenzione, perché trovano la combo! Trovano la combo perfetta! Wow. Shutdown va a segno! Ricordiamo, adesso lo shutdown esiste anche su due singole kill prese da un singolo personaggio. Bellissimo! Con la precisione proprio col contagocce, quei cooldown. Dardock, a quanto pare, deve anche lui applicare il protocollo Jankos.
andare a giocare support. Per giocare bene. La giungla non fa per lui. Ormai questa giungla mi distrugge. Rivediamo che cosa è successo. Qui Dardo che il suo Alistar avevano visto, Broxa, vedono che completa i Krug ma non esce dal cespuglio e quindi vanno ad aggredirlo lì. Il pilastro da parte di Brox è stato buono, ma il flash non tanto. Arriva in un range dove Dardock lo poteva comodamente inseguire. Dardock utilizza la testata contro il muro e quindi non deve neanche sprecare il polverizzare. Va a segno il secondo stordimento, il cooldown di quell'abilità è già abbastanza basso e nulla da fare. Soccorsi inferiore a parte gli Echo Fox, Caps si vuole avvicinare, Seismic Shove che non va a segno. Caps, ok, le cobble con le raffiche filettate le becca, ma... di Seismic Shove ne ho visto uno sul tipo i 6-7 che ha usato. E poi raffiche filettate, skill shot lineare, ne lanci 5 alla volta, una prima o poi anche per sbaglio la becchi. Caps che viene aggredito da parte di Altec, salta dietro alle spalle, Brox utilizza il suo soggiogare per prendere le resistenze di Altec. Adrian e Damon si spostano a quella corsia inferiore, vanno a stunare Trundle, no, lanciato per aria e la combo di Crowd Control c'è, dovrebbero trovare la kill. Sì, finisce nelle tasche di Adrian, grazie al Tormented Soil. Finisce nelle tasche di un support, ma qui quello della testitrice Dardo che è morto. Mortissimo. Sì. Soaz raccoglie l'uccisione grazie ai missili che aveva già canalizzato prima che la capocciata lo andasse a sbalzare. Soaz è lì insieme alla Soraka di Illisang, rimuovono visione, vanno sotto torre. Soaz se ne tanca un paio di colpi per cortesia nei confronti degli avversari. Molto educati entrambi i team, ogni volta che qualcuno prende risorse della sua si prende colpi di torre per controbilanciare. Caps si sta spostando in corsi superiore, deve stare attento perché comunque quell'uni adesso è livello 6, è più difficile da divare. E il Dominus è disponibile. Inoltre, sai cosa? Onestamente, dato quel setup da parte di Uni, mi aspetto un Renekton con Predatore d'Essenza. Per forza, sì, assolutamente. Per avere... Oh, Bipo, chiuso tra l'incudine e il martello. Bello, cosa che per Norn... testata difensiva, va a segno, Dardock non trova la combo. Quel piccolo ritardo sulla testata di Horn sì. È stato fondamentale. Perché rivediamo prima cosa è successo mid. Caps va ad ingaggiare su Altec. Altec utilizza la punizione rossa per ridurre i danni in entrata. Ottimo l'utilizzo dell'istinto omicida per schivare tutto quello che è la combo di Caps. Stavolta non è stata colpa di Caps se ha mancato le sue abilità. Legame oscuro da parte della Morgana di Adrian. Connette anche il disperdi il debole di Damonte. E Dardock è lì a dare manforte. La kill viene raccolta dal support degli Echo Fox. Il resto è storia. Caps è lì in corsia centrale, forte dell'assist ottenuto. Parlando del farm generale, abbiamo 130 minion per la coppia Broxa-Caps, mentre ne abbiamo 124 per Altec Dardock. Stanno ribilanciando i Fnatic, almeno abbastanza. Dardock, X-Flash utilizzato da parte sua, Illisa, flash difensivo, silenziato un po' tardi questo Dardock, però era protetto dallo scudo scuro di Morgana, teletrasporto da parte di Buipo. Sì, da parte di Buipo, ancora la sua ultima, e Dardock lancia la sua per provare a proteggersi. Morgana si è lanciata con quella che va a segnare. Damont porta a casa la prima uccisione, ne porta a casa un'altra. Illisang e Buipo uccisi da parte della Syndra Damont. Arriva il potere senza limiti, viene sguinzagliato in tutto il suo furore contro la Soraka di Illisang che cade sfera oscura dopo sfera oscura. Soaz aveva attivato la Suprema, ma non è andata benissimo. Aveva visto che la granata stordente era arrivata sulla testa di Morgana, ma Morgana aveva prevenuto lo stordimento con lo scudo scuro. Buone le tempistiche sull'utilizzo di questo campione da parte di Adrian. Capsell in corsia superiore, vuole accumulare risorse. Heimerdinger ti dà una buona priorità di corsia, ma quando scoppiano questi teamfight è troppo poco repentino nell'unirsi. Uni va aggressivo su Caps, andrà a aggredirlo senza problemi. Flash bello via! Il flash! Wow, ha flashato via istantaneamente dal Seismic Shove. Facile, facile kill per lui. Bravissimo Uni. Stanno perdendo tanto terreno i Fnatic. Gli Echo Fox sembrano averli surclassati su più fronti. Il funneling non è stato interrotto, Kai'Sa non è stata punita, Renekton aggredito inizialmente addirittura da Ivato ora trova risorse gratuitamente grazie a prodezze meccaniche. Syndra 2-0-1 sta già accumulando stack di staffa dell'Arcangelo e uno scioglilingua. Soaz e Illisang cercano di rispondere in corsia centrale applicando pressione con la duo lane che ne avrebbe dovuta trovare, ma... Bijouter Kaplas da parte di Renekton. Sì. Ravenous Hunter forse da parte di Renekton invece di... Perché prima stavamo parlando, cacciatore supremo possibile, a parte sua per sfruttare meglio l'Essence Reaver. Ok. E se fosse invece un cacciatore famelico per massimizzare le cure...
ma cacciatore famelico è solitamente utilizzato per non dover itemizzare verso sustain. Vai a scegliere cure dal tuo setup di rune in modo da poterti permettere una build più aggressiva. Sì. Se stai andando per la lama del re in rovina, è probabile che tu vada a selezionare un'impostazione o un'aggressione. Verrà stunnato. No, perché il pilastro di Trundle l'ha messo in una pessima posizione, non ha trovato il tagliafetta e alla fine muore da una raffica di missili di Soaz. Vanno per la struttura, i membri dei Fnatic vogliono conquistare questa seconda torre. Nel frattempo gli Echo Fox non stanno facendo letteralmente nulla. Zero, vuoto cosmico. Persi senza uni, muore il pastore e le pecorelle vanno a pascolare ognuna per conto proprio, senza trovare nessuna risorsa. Una kill e una torre gratuita per l'Europa, che rimonta così sul tabellone e si assesta su una gold lead di 1500 unità. Modesta come gold lead, ma almeno è qualcosa. Pensavo più che altro alla possibilità di un Ravenous Hunter per un motivo. Guarda la team comp dei Fnatic, sono, escludendo Soaz, che Heimerdinger può barstare, ma tra tante virgolette, sono tra tutti danni sostenuti. Virgolette. Esatto, sono danni sostenuti. Sono tutti danni sostenuti. Non c'è un danno burst. Ok, questo è vero, ma... se vai ad prendere più e più sustain sotto varie forme, diventa un overkill se giochi contro dei campioni che hanno danni ibride sia burst che sostenuti. Ma contro un matchup di solo danni sostenuti, il sustain è la cosa più importante. Uni aggredito da Buipo, il mantice va a segno, ma non la capocciata e quindi niente da fare. Ok, ma controbatto ancora dicendo: il setup precisione dominazione ti permette di massimizzare con due fonti il tempo di ricarica della tua suprema, grazie alla presenza di spirito e al cacciatore al cacciatore supremo. Sì. E questo potrebbe essere un buon setup in un'ottica proprio del predatore d'essenza. Velocità d'attacco bonus dalla lama del re in rovina vuol dire avere anche più velocemente la riduzione ricarica post suprema. Ma non lo andresti a prendere così presto. Quello, cioè, è vero, su quello sono d'accordo. Capisci? Cioè, se fosse effettivamente così No, guarda, anche l'overheal. Quindi non può neanche avere la presence of mind. Viene ingaggiato da parte dell'ultima di Buipo. Brox utilizza il suo giocare, poco da fare. È morto, esplosi mille pezzi. È mortissimo, non è solo morto. Sì, stavi dicendo, sovraccura, quindi la presenza di spirito non è disponibile. È un setup curioso quello di Uni su Renekton. Avrebbe potuto fare tante cose e cerca di farle tutte contemporaneamente male invece che farne poche e bene. Sembra a me quando dovevo gestire i miei esami universitari. Bello. Messaggero per della Landa evocato in corsia centrale. Vogliono l'ultima torre. Arriva granata. Lo stun proprio su alte. Guarda i danni di quel. Mamma mia! Capisci il motivo per cui io dico: i danni di Heimerdinger non sembrano burst, ma se ti becca con una combo ti esplode. Caps ha dovuto tirare una raffica filettata per prendere quella kill. Però il concatenamento di controlli è stato fantastico. Vero. Soaz, granata d'accordo. Rimbalzante potenziata dalla Suprema. Arriva anche lo spostamento sismico di Thalia. Arriva il pilastro di Trundle per accompagnare la Kai'Sa di Altec nello spostamento sismico. E Caps raccoglie, come hai detto, il tutto. Bene seguito. Trovano la torre, trovano altre kill. Impenna la gold lead. Adesso siamo su 4000 sul tabellone. Comodissimi adesso i Fnatic, che possono andare a prendersi anche il drago della nuvola. Guardiamo qua. Soaz attiva la sua ultimate. Granata rimbalzante. Colpisce due volte Altec. Arriva la raffica combo di missili. Ok, e... seismic shop dentro un campo minato di Thalia. Semplice, semplice. E anche questa drago della nuvola, semplice, semplice. Altra mobilità sulla mappa. Gli Echo Fox, allora, d'accordo, siete un team nordamericano e quindi, rispettando la tradizione, non potete utilizzare il macro game all'interno di una competizione internazionale. Lo capiamo perfettamente, vi siamo vicini in queste scelte stilistiche, però che stanno facendo? Niente, dopo quell'inizio scoppiettante, hanno preso e sono andati AFK. Non capisco. Nord America, ladies and gentlemen. Completata la lama del re in rovina. Perché. Vai. È perché c'è jet lag, bro. Ma neanche, stanno giocando in America. Sono a Los Angeles, nello studio degli LCS. Ma c'è jet lag comunque. D'accordo. L'hanno preso passivamente dagli europei. Non c'è jet lag, c'è Jet Li. Questo in realtà è un film d'azione asiatico. Quindi adesso vuol dire che arriva un tizio all'interno dello studio americano, prende a calci tutti e poi esce Uni e lo prende e lo schiaffeggia. Arriva Uni, strappa una ciocca di peli dal petto di Chuck Norris. E chi non ha visto questa scena nel cinematografo mondiale sta vivendo a metà la propria vita. E anche Altec vivrà poco la sua vita. No, perché flash, guarda, difensivo. Qua, flash difensivo. Flash difensivo. Weep ha provato a ingaggiarlo. Poco da fare. Ti piacerebbe nella vita avere un flash, eh?
Vorresti. Broxa va a completare largo granchio nel fiume inferiore. Soaz, Caps e Illisang sono lì ad assistere il proprio jungler all'interno della metà campo nemica. Vanno a conquistare visione. Gli Echo Fox continuano a stare a guardare. Il loro piano è dargli vantaggio così che possono farmare. Come i Fnatic. Sì. Questo è più Counter Logic però che Fox. No, no, è esattamente Fox. L'unico che ha fatto qualcosa di determinante è Uni e gli altri stanno aspettando gli... Che finiscano gli avversari? Di essere carriati, no? Altec, punizione sulla robobestia Cremi. Si continua ad accumulare risorse, ma questa Kai'Sa non è particolarmente in forma. 212 servitori sul tabellone al 18° minuto non è lo stato da funneling che vorresti. No, per nulla. Le azioni da parte dei Fox sono anche state sono andate a premiare per questa Kai'Sa, perché quello engage sul fiume che ha portato un paio di kill in mano ai Fox dovrebbe facilitare la vita di Kai'Sa, non rallentarla. Allora, ti dirò la mia. Vai. Onestamente, una build più brutta su una funneled Kai'Sa l'ho vista solo da parte dei MOBA Rogue. Ok. Perché andare a selezionare la furia di Winsow come primo oggetto, saltando completamente la gemma degli artigli di sangue, vuol dire che tu stai moltiplicando solo la tua passiva. Sì. E ci può stare, ma a questo punto tu mi devi saltare l'oggetto da giungla per andare verso un dente di Nashor. Se vai a buildare dopo la gemma degli artigli di sangue, tu hai rinunciato a quello spike particolarmente economico e hai perso danno per tutta la prima fase iniziale di partita. Effettivamente è così, per un motivo. In passato, nelle patch precedenti, abbiamo visto anche la Corea selezionare subito la Rageblade su Kai'Sa, ma dopo il nerf della Rageblade non hai motivo di lasciarla. Zero. Capisci? Tanto quella... vale prendere quell'altro oggetto. Arriva l'ingaggio, parte Soaz, lo stun da partito molto a segno e Alistar va a seguire con il knock-up su più persone. Morgana ha lanciato penetrandolo, ora stunnato, potrebbe morirci. No, Dardok non muore. Riesce a salvarsi, è stato ucciso un avversario intorno a lui. Questo vuol dire che le cure della sua passiva vanno a segno e lo salvano dagli ultimi colpetti di torretta di Heimerdinger. Si salva per il rotto della cuffia il support jungler degli Echo Fox e questo significa una kill per loro. Gestiti non arriva la cura, si lancia Uni, va a stunnare quella Heimerdinger, esplosi in mille pezzi! Illisang lo sa che Soraka ha un tasto R all'interno del suo kit? No, l'ha blindato. E anche qua anche Alistar ha deciso di suicidarsi totalmente a caso. Okay. Perché? Va benissimo così. Ma non c'era motivo. E per l'Europa va benissimo così, ma per quale motivo suicidarsi? Ti dico cosa, in realtà questo al quale stiamo assistendo non è neanche League of Legends 2 introdotto all'interno della 8.11. Ok. Adesso che siamo nella 8.13 stiamo giocando a League of Legends 3. Non è più un MOBA, ma è un turn-based RPG. Ok. Vuol dire che prima hanno giocato i Fnatic e adesso giocano gli Echo Fox. Fanno una volta a turno. Onesto. Tipo i primi Final Fantasy. Mi sembra giustissimo. I Final Fantasy Tactics. Esatto. O i Pokémon, dipende. No, per favore. Dardok lancia per aria tre persone. Adrian qua utilizza il suo ultimate. Concatenamento di crowd control su quel Trundle. E alla fine va a morire. I Fnatic che vogliono fare questo barone Nashor. Però Brox arriva ora per tankarsi questo obiettivo. E i Fox vogliono controllare o lasceranno no, perdere? No, no. Ah, ok. Ci ha rinunciato completamente? No, no, se ne rendono conto? Spam di hashtag NA Macro Game. Sì, davvero. NA Macro Game al proprio solido 100%. Il Baron proprio più regalato della top. Storia. Uni è in corsia inferiore, sta cercando di conquistare quello che può sulla mappa e trova una torre in cambio del Barone Nashor. Caps Linzona anche lui, ha un bullo esplosivo per arrivare dall'altro lato del muro, ma non gli serve. Non rischia, non vuole rischiare, non vuole aggredire il Necton, andrà soltanto a pulire l'ondata di minion. E penso che i Fnatic assedieranno corsia centrale. Per assediare vuol dire che qualcuno assedia e qualcuno difende. Ah, ok. È come dire, a breve ci sarà una battaglia. No, una battaglia prevede due parti che combattono tra di loro. Onesto, dai, ci sta. Broxa potrebbe breve essere preso fuori posizione. Binding di Morgana, va a segno, crowd control anche da parte di Damont. Altec, danni altissimi. Trovano l'uccisione su Talia. Broxa utilizza il suo giocare, ma niente da fare. Altre due uccisioni su Damont. Ma 4-0-2. Tornano tutti in base. Devono. Guarda Soaz top. Soaz insieme a Wipo. Wipo sta è già top. Maledizione, mi confonde perché perché si sono scambiati. Di solito è Wipo che gioca i carry bot laner. Invece adesso è Soaz. Sì.
Vanno per il dragone della montagna, riescono a conquistarlo e quindi gli Echo Fox hanno un po' più di controllo su quelli che saranno gli obiettivi neutrali e le strutture. Ma parlavi prima del loro vantaggio di quasi 3000 gold, i Fnatic adesso 1500 gold scarsi. Nonostante il baro dalla loro, Illisang. Momento quizzettone. Allora, voglio un attimo speziare Rift Rivals facendo interagire anche chi ci sta seguendo da casa con un momento quizzettone. Illisang utilizzerà mai il desiderio di Soraka, la sua suprema, lungo questa partita? Hashtag R se pensate che possa farlo, o hashtag che stai a fa se pensate che non ce la possa fare. Arriva l'ingaggio da parte di Weepo, non va, segno primo rallentamento, lo lancia, poco da fare. Non era neanche in range. Sono così confusi questi due team. Sì. L'8.13 è strana, ma non così strana. Sono molto più strani i team dell'8.13. Ah, quello assolutamente. Dardok, X-Flash difensivo, Altec che costringe Brox al flash. Dardok è il focus, davvero, ragazzi. Un altro stun da parte da Mont, che prova a ingaggiare su Illisang, trova l'uccisione. Però trovano l'uccisione di Vendetta ai Fanati grazie a una bomba rimbalzante di Heimerdinger. La granata va a segno, muri a tessitrice c'è. Blocca una persona, Soz, che trova la double kill, Altec flash difensivo per essere sicuro al 100% di salvarsi. Riescono a portare a casa uno scambio di 2-1 i Fnatic in favore dell'Europa. Soz è lì in zona, granata stordente, non connette su nessuno. Raffica di missili, un po' di danni su Uni. Uni è un fragilissimo Renekton. Torrette posizionate all'esterno della struttura. Buipo sta attaccando colpi di torre per goliardia. Uni, Adrian e Altec sono lì a cercare di rimuovere almeno le torri. Canalizzato il teletrasporto, il richiamo base da parte di Buipo, potenziato dalla mano del barone. Ancora lui aveva quel buff a disposizione. Beh dai, Uni adesso ha anche un'idra titanica. Teletrasporto da parte degli Echo Box. Da Monte Alistar. No, no, Alistar che si sta teletrasportando, seguito subito da Damonte. Pensavano fosse quella Syndra e invece Brox ora è da solo contro tre persone. Questa kill finirà nelle mani di Altec. Morto, cancellato, esploso. E anche Dardox, sì, perché arriva un'ultima Q. Un'ultima Q, nemmeno. Un autoattacco di Buipo l'ha ucciso. Forse aveva iniziato a canalizzare il mantice e quindi erano i danni per cento. No, perché no. non è finita l'ultima fiammata neanche. Guardiamo il replay, vediamo. Allora, come si svolge l'azione? Dardox, colto in castagna, X-Flash difensivo per portarsi a distanza. Ma la capocciata connette sul muro e lo stordimento d'area arriva su di lui. Il knock-up ad area. Stordito invece Buipo, c'è il flash in avanti da parte di Syndra. Potere senza limiti su Illisang e Illisang è morto ancora una volta senza utilizzare la suprema. Complimenti per le conoscenze di Soraka. Soaz dalla distanza riesce a raccogliere un'uccisione. Lui era stato sbalzato, ma la sua torretta era ancora lì ad attaccare. Sai cosa mi ha fatto pensare a quel flash da parte di Damont? Flash ulti di Damont? Sì. La partita dei TSM dei mondiali del 2017, in cui Bjergsen aveva un colpo libero sui Misfits, okay. E c'era Jarnan pessimamente fuori posizione. Bastava che premesse flash R e avrebbe vinto il fight e il game. E invece non l'ha fatto e poi alla fine abbiamo visto cosa hanno fatto i Misfits l'anno scorso. Comunque, parentesi, alla fine il sondaggio del momento quizzettone ha vinto l'hashtag che stai a fa, perché Illisang non riesce a utilizzare la suprema. Quindi ogni volta che Illisang muore con il desiderio ancora disponibile, lo spam deve essere hashtag che stai a fa. Soaz e Buipo insistono in corsia centrale. Roxa è lì, cerca l'assist dal lato. Dardox si vuole lanciare. Granata rimbalzante, a parte Soaz. Dardox non trova la combo. Anzi lancia via Buipo. Sì, esatto. Vediamo se andrà a salvarlo di nuovo. Si lancia con la ultima. Si lancia la ultima di Orn. L'ingaggio di nuovo su Alistar. Su giocare che non viene utilizzato. Adrian lancia quello che è il binding. Viene bloccato Buipo. Muri a tessitrice permette tanto. Ma guarda, Caps è stato bloccato dai minion. Altec preso fuori posizione. No, Seismic Shock che non va a segno. Caps ha investito il flash però qui. Quante combo ha mancato Caps? Tante. Ha mancato più combo Caps o occasioni di utilizzare la suprema Illisang? Che prima continuava a chiamare Yarnan. Caps, assolutamente Caps. Preso la torre dell'inibitore, preso anche l'inibitore. Mi sa di sì, perché guarda la vita com'è bassa. Lo stun di Syndra va di nuovo a segno e alla fine cadrà. Comodo. Uni è sul fianco, ma non può far nulla da solo. Rimuove solo il lume, Uni è fragilissimo. Penso a giudicare dal cono dei suoi attacchi, l'idra titanica. Sì, l'idra titanica ce l'ha già. Non basta. Lì va a prendere la sentinella di quarzo. Buipo dal fianco in seguito. Non lo vedono. Andrà a ingaggiare su Caps. Tutto il focus è su di lui. La cura una singola volta. Illisang che ora aiuta il suo compagno. Uni non potrà fuggire. Flash difensivo da parte sua. Rallentamento da parte di Buipo. Non singolo, ma doppio. Dardox però combo. No cap su tre persone.
E però hanno ucciso uni ugualmente. Tutte le skill shot che sta mancando Caps le sta prendendo invece Soaz. Il suo Heimerdinger davvero davvero on point. Qui trova il no cap doppio su Altec e Damont. Silenziamento da parte di Soraka. Caps arriva dal fianco accelerato dalla sua passiva. L'ingaggio da parte di Ornn. Ultimate che lancia per l'aria Altec. E anche Morgana si lancia con lo scudo. Poco da fare. Troppi danni i membri dei Fnatic. Adrian alla in via di fuga. Vediamo se riusciranno a trovare i missili Fnatic. No, Brox a pilastro. Pilastro tra 3, 2, 1. Eccolo lì. E bomba di Heimerdinger per condire il tutto. Soaz è un cecchino con Heimerdinger. Non ha mancato una granata che fosse una. Una in corso centrale, ma poi è andata. No, comunque ha beccato il rallentamento della granata, quindi dai. Davvero, davvero un po' in Soaz. Riguardiamo l'azione dagli albori. Uni ingaggia la madre in rovina, combo completa su Caps, ma niente da fare, i danni non sono abbastanza. Si trova in mezzo a tutto il team nemico. C'è Soraka e quel Renekton non ha ferite gravi sulle quali fare affidamento. Viene colpito dalla granata rimbalzante di Heimerdinger ed è uccisione nelle mani di Buipo. L'unità B1P0 vanta un 3-2-7, vanta un guanto del gelo, una corazza spinata, un elmo adattivo ai calzari del ninja. Gigantesco il suo Ornn. Mi piace la build di Heimerdinger invece. Lo scettro di cristallo di Rylai è così comodo contro, sì, il team avversario. Vuol dire che qualsiasi fonte di danno va immediatamente a rallentarli e a complicare di tanto l'esecuzione in partita. 302 minion nel 28esimo minuto. A tre oggetti Kai'Sa. Col funneling persa non è persa la partita. È venuta meno la condizione di funneling. Non possono più fare nulla i membri degli Xbox. Ok, Uni ha un campione che può fare davvero davvero tanto, ma non abbastanza. Non può cambiare. Buipo aggredisce. Niente da fare. Non largo può. Di un pixel lo stordimento, il knock-up della capocciata. Vanno ad attendere il teletrasporto. Era stato piazzato anche l'equinozio di Soraka a terra. Soaz pulisce grazie alle sue torrette. E vanno per l'assedio. Che non lo so. Gli Ecobox, guarda la differenza di livelli. Dardo e Adric sono a livello 11, Uni al 16. Buono anche il muro da parte di Caps per andare, ottimo, a zonare gli avversari. E questo assedio andrà a buon fine. Soltanto i due carry, tre carry, perdonatemi, sono a livello 15 e 16. Mentre invece i Fnatic sono abbastanza disparati a livello di livelli. Qua parte l'ingaggio. Però è su Altec, ha lo scudo scuro di Morgana. Un altro Binding, blocca quel Trundle. Inibitore preso e se ne vanno. Non hanno danni gli Ecofox. Hanno una composizione che ci mette così tanto a fare quello che deve fare. Vanno in corsia centrale i Fnatic. Vogliono chiudere l'assedio canonico. Hanno preso gli inibitori. Sì, vogliono liberare l'ultima corsia disponibile. In maniera da proprio strozzare gli avversari dentro. Channeling da parte di Alistar. Vuole fare il flap, l'ex splash attraverso il muro. Uniche ora. Prova a pulire un dei minion. Scudo scuro di Morgana per proteggerlo. Adrian ha perso mezza vita da un semplice missile di Heimerdinger. Sono troppo fragili e hanno troppi pochi danni i membri di Ecobox. Assediano comodissimi i Fnatic. Non hanno minimamente paura. Tanto c'è Ornn che taccare sta attaccando. Tankano. Non lo so. È che io più guardo le build degli Ecofox, più nella mia testa ci sono tanti di quei punti interrogativi. Lo spam proprio di ping. Sì, davvero. Nessuna forma di penetrazione percentuale contro un Ornn gigantesco, mastodontico nelle mani di Buipo. Caps che continua a mancare skill shot, ma non importa perché tanto ha le raffiche filettate, almeno quelle sono difficili da mancare. Heimerdinger 6-1-3, Soaz ci sta mostrando vuole di poter giocare bene anche qualcosa che non sia mondo lungo questo split. Suda tantissimo Martino Larsoni. Preso fuori posizione Buipo, guarda i danni che si trova addosso. Ma Caps, una combo completa su Damont grazie anche alla stragranata di Heimerdinger. Soaz è inarrestabile. Muria tessitrice molto simpatico da parte di Caps. Altec che viene ingaggiato. Heimerdinger fa così tanti danni a livello di fight. Prova a fare il possibile Altec. Alla fine ci andrà effettivamente a morire. Questa è partita per i Fnatic. Sì, sì, comodi. Signori, comodi. Questo è un primo punto per l'Europa, quindi siatene orgogliosi. L'unità B1P0 riesce, cambiando ancora una volta le carte in tavola, a portare la vittoria per il suo team. I Fnatic regnano sovrani. I Fox cadono a pezzi. E questo è il primo punto per l'Europa all'interno di questo Rift Rivals. Devo Allora, okay. Due persone mi piacerebbe apprezzare nei Fnatic. Broxa, perché ha fatto un game da jungler perfetto. Io aiuto gli altri e faccio quello che devo fare, tankare, sì, con Trundle. Cioè, sì, sincero, era perfetto il suo lavoro. Pulito. Qualche morte, ma è così grave su un tank Trundle, support, tra virgolette. Cioè, il suo motivo era portare utility e aiutare gli alleati a snowballare. Posso dire una cosa, invece? Vai. Perché tu stai parlando di meriti. Io vado sui demeriti. Caps. Abbiamo chiuso la partita senza una suprema di Soraka.